Bene, questo è il terzo murales della Street Art 2022 di Caule. Siamo in compagnia di Tony Gallo. Sentiamo cosa ci dice a proposito della sua opera. La mia opera farà parte sempre del mio mondo fantastico, io racconto delle fiabe in chiave moderna e ci sarà sempre di mezzo quello là che può essere l'acqua, il nuotare, okay? Anche il fantasticare su quello che può essere, su quello della fantasia di una bambina che può far nuotare anche qualsiasi cosa, diciamo, nella sua fantasia può esistere. Diciamo che comunque l'opera man mano viene e ti prende la mano, perché un artista è artista quando è capace di inventare. Grazie. Grazie. Ed ecco qui un'altra opera. Siamo in compagnia di Eni, in via di Rombo, sempre a Caorle, che sta in pratica dipingendo questa fascia. Sentiamo cosa ci dice e cosa esprime. Vuole esprimere attraverso. Cosa voglio esprimere? Sì. Guarda, adesso io sto facendo solo la fascia bassa, poi quando ci sarà tutto il disegno sarà un pescatore. Quindi fino alto. Esatto, un pescatore Bellissimo. che lancia una rete. Bellissimo. Ingloberà anche le finestre e ricorda quello che è la vita di Caorle. Bene, siamo a Caorle con lo Street Art Summer Experience e siamo alla Casa dei Marinai. Credo sia il plesso più importante di questa stagione qui per quanto riguarda i graffitari, chiamiamolo così, o street art. Sentiamo cosa ci racconta Alessio B e Zero Mentale su questa figura. Cosa ci avete da dire? Allora, l'opera che stiamo facendo si intitola Into the Sea, che è una bambina che simula un volo con delle ali di cartone, ok? E siamo proprio di fronte al mare, perciò la libertà del volo, la libertà di pensiero. Verrà poi conclusa l'opera con l'inserimento delle sinapsi dell'artista Zero Mentale. Sentiamo cosa ci dice Zero Metale. Praticamente il concetto delle sinapsi dà la possibilità al cuore di unirsi alla mente e di sviluppare il. Niente, sono artisti e con questo, con la prima opera, quella più bella di tutti, perché è importante su questa parte, non si dice bella perché tutte le opere sono interpretative personali, da Caorle, Claudio Vianello per la Nuova Venezia.